qualche perplessità la lascia, perché però è una bella coppia. No, è una bella coppia se stanno bene tutte e due, ma uno settimana dopo settimana si posticipa il rientro. Uno che poi, sarà. Io gli auguro di rientrare come era prima, ma dopo un infortunio del genere bisogna dare un po' di tempo a Giuseppe Rossi per tornare a quello che era prima. Quindi credo che sia una coppia che può essere sì in futuro, ma non dall'inizio del prossimo campionato. Comunque, detto questo, io credo che Jovetic comunque sia indispensabile per la stagione della Fiorentina, e pensare di buttarlo a mare a febbraio è un errore, perché anche vendendolo bene, chi non lo vuole più vedere si deve rassegnare a vederlo per altri 4 mesi con la maglia della Fiorentina, e se gioca bene è meglio per la Fiorentina. Enzo, ti aspetto. No, ora stiamo aspetto perché vedevo che stavi riflettendo e mettendo insieme tutta una serie di cose sulle considerazioni. Non ti far distrarre dal mio Pisa, lascialo lì. Tu preoccupati della Fiorentina. Ma non guardate Empoli-Livorno. Empoli-Livorno vince Livorno 1-0. Ecco, questo volevo. No, non che volevo far vincere Livorno, volevo capire un attimo, perché è il derby toscano, la partita più importante. Vince Livorno 1-0, rete di Schiattarella. Cioè, qui però ora bisogna stare molto attenti a non perdere la retta via, come diceva. Tanto per restare sui dantismi, ecco, di questo fine settimana, eh. Allora, questa squadra è stata costruita in estate, no? Di ex novo, abbiamo saputo che sono 18 giocatori nuovi, un allenatore nuovo, dopo 2 anni disastrosi, quindi dalle macerie si sta costruendo. Mi sembra che quello che sta succedendo oggi, pur nelle difficoltà e dopo aver preso queste 2 sberle che fanno male contro la Juventus, la squadra sia, la Fiorentina sia comunque al 6° posto, cosa che tutti, anche quelli che continuano a scrivere ora, hanno ricominciato, avrebbero firmato a luglio. 6° posto, soprattutto dopo la fine della stagione scorsa. Io sono sicuro che 100% avresti detto sì, firmiamo subito. Quindi questo è già un dato di fatto. Una squadra che ha espresso per 2 o 3 mesi un grande calcio, che ha messo in evidenza alcuni giocatori recuperati a poche lire, e li ha messi in evidenza con i bilanci sani, avendo anche dei bilanci sani senza svenarsi, perché questo è un altro aspetto importantissimo che ora hanno capito tutti, che non va mai sottovalutato. Quindi la domanda che volevo fare prima della pubblicità, me la sono ricordata nonostante sia lunedì e io sia particolarmente rincoglionito, però la domanda è questa: il dubbio che viene fatto sulla valutazione, soprattutto monetaria, di Jovetic è questa, è provocata da che cosa? E lo chiedo a voi. L'impoverimento di Jovetic è provocato da un decadimento di forma sua, psicologica, mentale, quello che è, o è un problema di tessuto connettivo di gioco dove lui ora non si trova più, quindi magari cambiando, come tu hai sollecitato, qualche cosa ritrovi Jovetic? Questo è probabile, però non bisogna andare sempre all'estate scorsa, la memoria bisogna sempre riaccenderla. Ora non si possono cambiare le carte in tavola, non vanno cambiate, perché se la Fiorentina, come qualcuno scrive ora, avesse venduto Jovetic l'estate scorsa, succedeva la rivoluzione, perché questo era il segnale che tutti aspettavano. Cioè, quelli che dicevano i negativisti vuol dire liberi in branda, via, o tutti. Io, su questo sono d'accordissimo. Sono un po' rincoglionito, ma la memoria ancora mi regge, non so per quanto. Voglio dire, i negativisti della situazione, i pessimisti, chiamiamoli pessimisti per usare un termine passabile, non voglio eccedere, che dicevano della Valle vende, molla tutto, ci porta in Serie B, cioè è roba di un anno fa. Avessero venduto Jovetic, c'era la conferma, la prova approvata. Giusto. Che quei signori lì avevano ragione. Giusto. Quindi non potevi farlo. Anche per questo Della Valle no, ha detto: io qui riparto, faccio un lavoro nuovo, cambio tutto e tengo Jovetic e rinuncio a 30 milioni per far vedere che io sono Della Valle e qui voglio costruire una grande squadra. È stata questa. Ecco. Quello che è successo l'estate scorsa. E su questo ora io ti veniamo fermo. A dire era meglio vendere. E su questo io ti fermo, perché voglio ricostruire una grande squadra. Ma ci hanno messo dei soldi. Siamo d'accordissimo. Chi viene a dire andava venduto, ma non sono mica fessi. 40 milioni del Manchester City. Se fossero stati veri. No, sono veri, perché conosco l'avvocato che poi è quello che ha portato Balotelli al Milan ora e che è venuto con l'assegno e li voleva tutte e due, Nastasic e Jovetic. È di Modena e lo conosco bene, quindi voglio dire, so come. Della Valle ha rinunciato a 40 milioni per tenere Jovic e dimostrare che ripartiva con un piano nuovo, un lavoro nuovo per riportare la Fiorentina tra le leghe. Ecco, perché allora facciamo neanche che non l'ha venduto. Allora, da luglio a ora, se vuoi, da adesso a luglio prossimo, che cosa è cambiato per aver fatto uscire Jovic dal centro del progetto? Proprio prendendo le tue parole, cos'è successo? Perché Pradè la dichiarazione di sabato sera?
Perché è nei fatti, cioè non mi sorprende, perché è nei fatti, l'accordo, l'ho detto prima, l'accordo che è stato fatto in estate, quando gli ho detto, bambino, te da qui non ti muovi perché c'è un contratto fino al 2016 e se voglio ti lega la sedia senza farti giocare, perché questo glielo consente, no? Il contratto, glielo consente. Quindi per convincerlo, l'ho detto prima, è stato messo sul tavolo una serie di cose, se lui continua a dire… Ma perché sabato? Cioè perché dirlo sabato dopo la Juventus? Perché la Juventus forse è la squadra che continua a corteggiarlo, è quello… ma poi dirlo oggi non significa niente, perché si sapeva già una settimana fa, 10 giorni fa, la Juventus. Io la prima, onestamente mi sarò perso delle puntate, però è la prima volta che vedo una dichiarazione ufficiale di un dirigente viola dire sì, possiamo fare a meno di Jovetic. Onestamente, io non so se, ripeto, se mi sono perso delle dichiarazioni, forse, ci può forse stare, se mi dici che forse era meglio non dirlo, sono d'accordo con te. Che forse era meglio non dirlo, assolutamente. Però siccome quest'anno mi sembra che la Fiorentina non parli mai a Vanvera, quando parla perché evidentemente qualche cosa doveva essere detto. Ma questo voleva essere un messaggio per dire Juventus, lo vuoi Jovetic? Ecco, se lo vuoi questa volta non ti diciamo no come l'anno scorso, vieni, ti siedi, prepariamoci. Bella questa cosa. Cioè no, bello perché sicuramente ci sarà la possibilità di andare a rimangiare tutto quello che era stato detto che mai alla Juve. Ma guarda, io...